Buon pomeriggio e tra l'altro buona Pasqua. Ecco, spero che tutti voi abbiate passato una Pasqua, ovviamente sicuramente in casa se avete rispettato la normativa, ma comunque in serenità con i vostri familiari. Intanto incomincio a salutare il mio pubblico. Ciao Ale, benvenuto, buona Pasquetta, buona Pasqua, buona Pasquetta, spero che tu sia stato bene. Saluto Cristina. Benvenuti, grazie del momento di condivisione. Allora, oggi, come promesso per la Pasquetta, visto che comunque inizia la settimana, ciao Arianna, visto che inizia la settimana, ciao Chiara, visto che inizia la settimana, ripeto, e il momento di condivisione del Vortalking offre delle perle, grazie ai miei ospiti. Grazie ai miei ospiti. Ciao Deborah! Di non solo riflessione, ma anche di imparare, ciao Manuel, imparare qualcosina di più su come stare bene anche in questo momento di quarantena, che poi ci servirà comunque in ogni caso anche dopo. Oggi siamo in collegamento con una mia carissima amica che è anche responsabile della formazione per un prodotto che io amo moltissimo, che è Filorga. Quindi vedo già Chiara in linea e quindi immediatamente le do la linea. Quindi oggi parliamo sia di skincare, ma parliamo anche chiaramente di make-up. Eccola! Buonasera! Buonasera, come stiamo? Ma Ciao Antonia, abbastanza bene, ci difendiamo. bene, Mi allora vedi e intanto mi senti bene? io ti vedo e ti sento benissimo. Tu mi vedi e mi senti bene? Perfetto. Sì, Perfetto. benissimo. Ottimo. Ciao Carlo. Quindi nel frattempo salutiamo tutte le persone che si stanno collegando. E io dicevo ovviamente, intanto abbiamo sicuramente passato tutti una Pasqua in casa. Questo è certo. Se abbiamo rispettato le normative, siamo rimasti tutti in casa, compresivo di Assolutamente oggi sì. della Pasquetta. Però dicevo, oggi in tua compagnia iniziamo la settimana invece parlando di skincare con uno dei prodotti che ovviamente fa parte della mia routine e così diamo anche qualche suggerimento, visto che comunque tu sei responsabile della formazione per Filorga, che è un prodotto che amano tantissime donne, direi possiamo fare un bel connubio, per cui se sei d'accordo. Tu parti dandomi dei suggerimenti e darli ai miei follower, ai nostri follower, per quanto riguarda lo skincare, e poi io ti do una mano invece con il make-up. Che ne pensi? Top, Vale. Allora, Vai! ma la parte più divertente, scusa, raccontiamo come ci siamo conosciute io e te. Chi lo vuole dire? Lo Perché dico io o lo se ci dici tu? fossimo conosciute in quarantena sarebbe divertente, ma è stato ancora più Lo divertente. racconti tu? Vai, racconta, Vale. Allora, dovete sapere che c'è stato un momento in cui necessariamente alla metà dell'anno scorso la mia ex padrona di casa ha deciso che rivoleva l'appartamento che io avevo nel quartiere Isola a Milano dove Anche la vivevo. mia! Esattamente, ed era appunto luglio. E si tentava di cercare questa benedetta casa con i vari appuntamenti e quant'altro. E in uno dei tanti appuntamenti a un certo punto ci siamo ritrovati in tre a tutti quanti e abbiamo immaginato, guardandoci, nessuno di noi si conosceva, che fossimo tutti lì per vedere questo benedetto appartamento. Siccome ovviamente né io e né tu siamo proprio donne da due parole e appena ci danno il là e do re No. mi fa sol la si, immediatamente ci si è messi a parlare. Poi c'è stata anche, chiaramente, nel parlare dell'appartamento, ma no, ma vai tu, io sto aspettando una mia amica, ma non ti preoccupare. Poi c'era anche quel figone che voleva vedere anche lui l'appartamento, te lo ricordi? Parliamo nel Veneto. Figone che però poi alla fine era. Sì, gli mancava qualche giorno della settimana, va là. Cioè, Così. tipo un po' Così. gli Un po' così. mancava Esattamente. quel quid per fare la differenza. Per cui a un certo punto ci siamo concentrate, io invece, io e Chiara, ci siamo concentrati su chi fossimo noi
Chiaramente io con il mio colore di capelli, poi sapete, insomma, sono sempre una molto particolare. Come oggi ti piace? Oggi, guarda, ho usato il fiocco dell'uovo di Pasqua e quindi No, io vabbè. a tutte le donne posso consigliare, vedi, che si possono fare delle cose meravigliose a casa, volendo. Tu sei estrosa e sei geniale, ma tra l'altro io vedo che si è connesso qualcuno che conosco molto bene, tra cui mia zia, mia cugina, comunque tutte le persone a cui Allora, cerchiamo di perché fare voi, grazie di compagnia. essere qui, grazie di essere qui. Qualcuno ci chiede voce, ma perché non ci sentite bene? Vediamo Qualcuno così. ci chiede voce, ma vorrei capire perché non ci sentite. Guarda, c'è anche un mio carissimo amico dalla Persia. Hi Reza! Quindi siamo internazionale. Ecco, lei è la mia mamma invece, Rosanna. Oh, Rosanna, che piacere. Guarda, ti sei impegnata talmente tanto su Chiara. Che Dio ti benedica Sì, proprio. che ne ha fatta solo una, fai E te. lo Sei vedi? impegnata talmente tanto che un'altra esperienza così non le sarebbe riuscita. E lo vedi, mamma Rosanna, quanto è stata brava? Ha detto, una ne faccio, ma una fatta bene. Comunque, Vale, ma sai che l'altra volta quando eri in diretta con quel ragazzo carinissimo Luca, Raffaele, che salutiamo Raffaele, super scusa, cappellino. Raffaele che veramente aveva a parte due occhi meravigliosi, ma io non sapevo tante cose anche sulla tua storia, da dove nasce la tua esperienza, quindi anche molto brevemente. Raccontaci un attimo, come sei arrivata a fare quello che fai, che non è soltanto questo, perché c'è tanto altro dietro, e io lo Allora, so. lo so amore che tu lo sai, però a cosa ti riferisci in particolare? Nel frattempo saluto questa mia carissima amica di cui ti ho parlato, che gli ho parlato di Filorga e ormai Mira, quando la vedrai scorrere, è una Filorga diktat, anche lei, dopo di me. Siamo qua, siamo qua. Siamo qui, eccoci! Dico, a cosa ti riferisci all'esperienza Donatella Versace? Cavoli, cioè, prima di arrivare ad avere la tua indipendenza, a creare la tua linea di make-up, che comunque vuoi o non vuoi, adesso sei un punto di riferimento anche nel mondo delle sfilate, dei backstage, shooting e quant'altro, hai avuto un'esperienza sul campo non da poco, truccando una delle icone della moda italiana nel mondo. E tra Che l'altro non è non so se hai proprio. notato oggi, ho messo proprio come discorso di continuità, ho messo una foto che praticamente c'è una Valerio Orlando giovanissima insieme a Catherine Zeta-Jones. L'hai vista l'ultima foto che oggi ho No, postato non sul ho avuto profilo? modo, ti dico la verità, mentirei dicendoti il contrario. E allora dopo guardala perché appunto è una foto che risale proprio a quel periodo e chiaramente anche la caption che ho scritto è appunto fa parte del mio archivio. Per cui ieri giornata di Pasqua rispetto a quello che normalmente saremmo stati abituati a fare, ho ripreso un po' in quelli che sono i vecchi archivi, vecchie cose, scartabellando. È venuta fuori questa fotografia che ovviamente è proprio una fotografia reale. Sì, quella E perché cartacea. all'epoca ovviamente non c'era lo smartphone e quindi io ho solo un repertorio fotografico, mentre i video chiaramente li ho potuti riconvertire, le foto sono chiaramente poi bassissima qualità e nonostante tutto mi sono scusata con chiunque, però comunque l'ho messa perché era carina proprio come discorso di continuità. Allora, Certo. devi sapere che la mia grande passione è sempre stata quella del make-up. E ti racconto una cosa che tra l'altro con Raffaele non è neanche emersa l'altro giorno. Vai. Quando ero piccina e vivevo a Catania, quando mia madre era impegnata al telefono, era tanta la fissazione del trucco, ma non solo del trucco, cioè sono sempre stata una avanti, ma veramente avanti. Per cui cosa facevo? Appena lei si metteva al telefono, io entravo nella stanza da letto e le rubavo tutti i trucchi. Ma questa è una cosa che accomuna parecchie bambine, Sì. no? Perché comunque l'idolo della mamma, un po' come le scarpe, queste robe così. Dopodiché, invece, io cosa facevo? Andavo nel bagno dove sapevo che mia madre teneva tutte le medicine, perché purtroppo soffriva sempre di mal di schiena e quindi aveva, sai, il Sì. Voltaren, tutti questi antinfiammatori e c'erano le iniezioni.
Negli anni 70 le bambole, oltre a quelle che chiaramente erano le classiche bambole, c'erano le bambole tipo Holly Dolly, che erano quelle di pezza. Ok, Sì, certo. le Holly Hobby. E allora io avevo questa Holly Hobby, bellissima, con la cuffietta celeste, le sue treccine e quant'altro, che me la portavo sempre a letto, eh. E io cosa facevo? Riempivo, mentre mia madre era al telefono, spezzavo la fialetta di Voltaren, la riempivo e le facevo le prime punture, Aspirante dopodiché, medico estetico, Vale. assolutamente, capito? Dopodiché, che cosa succedeva? Che chiaramente la bambola io la rimettevo sopra l'armadio con tutte le altre bambole, quindi facevo la gnorri, facevo finta di niente. Cosa succedeva? Che chiaramente quel liquido lì, dopo 2 o 3 giorni, al di là di incominciare a macchiare tutta la bambola, per cui incominciavi a vedere questa Holly Hobby che assumeva dei caratteri e dei colori che non erano quelli. Ma la puzza! No, vabbè. La puzza dei medicinali. Poi dalle bambole siamo passate alle compagne di scuola e poi dalle compagne di scuola siamo passate alle modelle. Quindi questo sinteticamente, però nel frattempo non è che è stato così facile, perché appunto io figlia unica, figlia tra Ecco l'altro. perché ce l'abbiamo in comune questa cosa qua, eh. Eh già, Ci, eh già. noi ci ritroviamo, vuoi o non vuoi, ci capiamo. Poi, sai, la vita ha fatto in modo che invece arrivasse un fratello da secondo letto di mio papà, di cui sono follemente innamorata perché è 10 anni più piccolo di me, mi ha regalato una bellissima nipotina e quindi l'amo, l'adoro, Isabellina mia. Però ti dicevo, appunto, non hanno accettato molto di buon grado il fatto che io volessi fare il liceo artistico. E quindi intanto il primo no è stato il liceo artistico. Ah, ecco, nel frattempo si è collegato mio figlio. Ciao amore della mamma! Yannick è mio figlio dalla Florida, ci saluta. Mua, amore della mamma. Mamma mia, proprio vicino. Sì, siamo proprio vicini, un po' di tensione ogni tanto perché ovviamente non sono serenissima, però lui è grande, quindi so e confido che lui è uno È un uomo fatto attento. e finito. Esatto, è un ometto. E quindi ti dicevo, aspetta, dov'è che ero arrivata al fatto del liceo artistico? Quindi niente, non mi hanno permesso di fare il liceo artistico perché dicevano che il liceo artistico era per quelli che non volevano fare una ben amata ceppa nella loro vita. Boh, i miei la vedevano così, ok? Era chiaramente figli dei fiori, ma che cosa vai a fare? Ma no, ma poi che cosa fai? Eccetera. Quindi tra virgolette, mi obbligano o liceo classico o liceo scientifico. Chiara, io sto qua e la matematica sta qua. Per cui la scelta era unica, solo il liceo classico. Per cui mi sono iscritta al liceo classico, ho fatto tutto il liceo classico, di cui però nelle interviste che racconto, perché poi del senno di poi, come diceva Dante, ne sono piene le fosse, è stato molto importante perché. E come lo spiego ai miei alunni, ai miei ex studenti, le perle preziose che regalo sempre, al di là del tecnicismo, al di là della preparazione tecnica, sicuramente saper parlare bene, quindi avere anche una cultura generale, è molto importante, soprattutto se si vogliono raggiungere i livelli che ho voluto raggiungere io. Ecco. Soprattutto, tra l'altro, su questo sono perfettamente d'accordo con te, anche perché io non avrei mai pensato di fare il lavoro che faccio oggi, che mi dà tantissime soddisfazioni sotto tanti punti di vista. Ma pensa che fino a 6 anni fa io facevo la ricercatrice in laboratorio. Ma Quindi dai! io ho studiato biologia molecolare e per 3-4 Approfittalo! anni. Per 3-4 anni prima di arrivare in questo settore in cui sono arrivata, perché mia mamma è sempre stata appassionata di creme, cosmetica, fragranze, quindi E c'è lo sempre vedi? stato questo tema a casa. Anche mio padre molto fragranze, cose varie. Però non avrei mai pensato di poterne fare un lavoro. Quindi, però avevo lavorato durante il periodo universitario in una profumeria che era Limoni, in via Ugo Bassi a Bologna. Ed è stato lì che ho capito che con le conoscenze minime, comunque perché ero ai primi anni di università,
lo storytelling nel raccontare una crema, anche una crema di un valore comunque importante, a prescindere dal brand, mi veniva facile, nonostante loro mi tenessero nella parte di mass market, quindi dove c'erano le classiche lacche cielo alto, senza nulla togliere Certo, ovviamente. certo. Quindi dopo un po' di magazzino e cose varie, io cercavo di sgomitare, quindi di chiedere a tutti i makeup artist che venivano lì, a prescindere dal brand, ma questo come si fa? Questo come si fa? Piuttosto che i corsi sulle creme delle grandi case cosmetiche. Quindi è stato lì che per un po' ci ho pensato. Poi ho finito i miei 5 anni di università, ho provato a lavorare nel mio settore, che come racconto anche oggi durante i colloqui, è un settore che comunque purtroppo dal punto di vista economico, nonostante sia fondamentale, a maggior ragione in un momento come quello che stiamo vivendo oggi, non mi gratifica. Vedevo persone magari che avevano anche qualche anno in più di me, ma magari al mio stesso livello. E per la mia comunque ambizione di essere indipendente, di comunque non dover chiedere a nessuno, la grande occasione mi è arrivata lavorando poi con L'Oréal per 4 anni, che è stata una bellissima palestra. Eh certo, eh certo. Scusa, nel frattempo sto leggendo. Ciao Alissa, un abbraccio, ci sentiamo prossimamente. Ho intenzione di... Di cimentarmi in una nuova professione. Allora In bocca al lupo, andiamo! Alissa! Bene Alissa, allora sicuramente ci sentiremo e grazie della fiducia. Bene. Allora, Vale, io so che tu hai Allora, delle io domande per direi... me. Dunque, io ti mostro i prodotti che ormai fanno parte di una routine che io adoro e che chiaramente, come sempre avviene, e tu lo sai, al di là di, che ne so, provare un prodotto e trovare la soddisfazione, no? Leggi, che ne so, una recensione, lo provi e quant'altro. Diverso è quando il prodotto, non solo oltre ad essere buono, ma chiaramente, come raccontavi, dicevi prima tu, ha uno storytelling che ti viene descritto e narrato da un'amica, da una persona quale ti ritengo, no? E quindi dei tuoi prodotti, cioè dei prodotti Filorga che tu mi hai dato, io ormai non ne posso fare a meno. Allora, innanzitutto presento questo prodotto che è l'Oxygen Peel. Allora, sì, quello è la mini taglia di Oxygen Peel. Mi raccomando, quello tutte le volte in cui detergi la sera, alla sera proprio, prima di andare a dormire, con un dischetto di cotone, come se fosse un tonico, perché è una lozione microesfoliante con degli acidi, proprio una lozione peeling, la vai a tamponare sul viso, non frizionare col dischetto. Ma proprio tampona fino a completo assorbimento. Ottimo, ti chiedo, questo prodotto è utilizzabile anche nel periodo primaverile? Non ti dico tanto quello estivo, ma nel periodo Allora, primaverile. l'importante è che tu non vada in esposizione diretta al sole. Questo è Benissimo. l'importante. Quindi mi raccomando, ricordatevi, questo prodotto è fantastico, ma è chiaramente da utilizzare di notte, non avete nessun tipo di problema perché poi il giorno dopo fate la vostra routine di skincare con la crema e quant'altro, ma la sera, ragazzi, voi vi svegliate che la mattina avete una pelle che dice wow! Poi, altro prodotto che io ho. Ah, beh. No, vabbè, no, ma cioè, ciao, ciao. Questa è la nostra compagnia in questo periodo. E perché, allora, lo sai, a parte che le maschere comunque Adoro. rappresentano, vuoi o non vuoi, un super trend di questi ultimi anni, ma la cosa bella di quella maschera lì, qual è? È che non so se sai che è fabbricata con una fibra molto particolare, che è fibra di quercia giapponese, che viene Cioè, sentite già scelta. che figata, sentite già che figata. Viene scelta perché ha una grande capacità di assorbire gli ingredienti che ci sono all'interno e in più ti garantisce una perfetta adesione sul viso, perché ti dà la promessa di levigare le rughe e distendere il viso. Tra
Tra l'altro, quando vai in viaggio, vale anche perché tu come me sei una che viaggia parecchio, magari se una persona non ha il tempo di portarsi dietro tutti i suoi vasetti, tutta la sua routine, ha la sua bella maschera, one shot, bel boost di antirughe e via, perché quella fa parte proprio della linea Time Filler, che è la nostra linea antirughe. Esattamente, guarda, Mira, la mia cara amica, scrive: io adoro Oxygen Glow e la mask invece NCIF. Allora, lei utilizza la maschera da notte che utilizzo anch'io perché è uno dei miei prodotti preferiti in assoluto. Oxygen Glow sarà perché tu non, magari non te ne sei accorta, me lo auguro, ma io me ne sono accorta benissimo. Non sono truccata, c'è cioè un filo di mascara Me e ne l'ho sono fatto proprio accorta. per te. Perché ho Grazie. detto, vi do, facciamo la skincare insieme e poi mi dai due dritte che ho due Vai, robine qui e vai, un donne, kit siate di pennelli pronte. in attesa del tuo. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Vai, allora, Questa fammi luce. vedere. Allora, facciamo finta di aver messo l'oxygen glow. Scusami, l'oxygen pill che avevi tu prima, quindi l'abbiamo tamponato, no? Facciamo finta che sia sera, quindi io adesso devo Ottimo. andare magari a fare un aperitivo appena ci torniamo. Ok. Adesso cosa faccio? Cosa è importante? Mettermi un siero, perché sappiamo bene che siero e crema insieme funzionano meglio perché il siero è formulato con dei veicolanti che vanno a veicolare tutti i principi attivi che ci sono nel siero. In più funge un po' da imbuto, quindi potenzia quello che c'è all'interno delle creme. Io in questo periodo sto utilizzando un siero a base di acido ialuronico perché è più fresco, è più leggero, si assorbe facilmente, comincia a far caldo anche. Per Sì. cui una roba facile facile. Tra l'altro questo anche sul contorno labbra me lo metto perché è super rimpolpante, ci sono quattro tipi di acido ialuronico all'interno. Per cui lo metto, sono anche lavata le manine, un filo di prodotto sui cinque punti del viso, lo massaggio magari dal basso verso l'alto, collo. Che bello, io già proprio gnam gnam Che gnam 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 gnam. profumo! I prodotti di Filorga hanno tutti la stessa fragranza, non perché ci lavoro, però io ho lavorato anche per brand dermatologici meravigliosi, però sono anche molto attenta alla fragranza che è un cosmetico. Filorga, avendo tutti i prodotti con la stessa fragranza, cioè, ha È d'assurdo, questa diciamolo, sensorialità ragazzi, se non avete pazzesca. provato Filorga, è una roba, potete impazzire. Cioè, la gente penserà che t'ho pagata, cioè in realtà è proprio vero, cioè io ti ho detto dammi un feedback. No, no, è il feedback che ti dico, poi ti dirò mentre tu continui tra i prodotti che io normalmente utilizzo per la daily skin routine, cosa io proprio amo, sia per colore, e già ti do un indizio, sia proprio per sensazione. Io lo definisco il prodotto puffy, proprio puffy. Ah, quella è quella da notte, la night mask. Io Perché l'adoro! è una mousse. Io È molto l'adoro! sensoriale. Tu pensa che quel prodotto lì all'interno ha una concentrazione di MCF, che è proprio il cuore Quello che adora Mira! pulsante. Pensa che è l'equivalente di una fiala iniettabile se vai a fare una seduta di biorivitalizzazione. Ragazzi, vi faccio vedere questo prodotto. Allora, invece che farvi comprare le Io uova lo di faccio Pasqua, le così. colombe, e invece di aspettare la sorpresa, fatevi comprare questa, che è la più bella sorpresa di cui voi potete godere in questo periodo. Sì. Ok. Quello è prodotto reset, quello lì. Praticamente è un prodotto che va proprio a rilanciare il metabolismo cellulare della tua pelle. Quindi Vedi, anche Melina dice è buonissima. un rigenerante notturno, per cui proprio va a boostare la sintesi di collagene della schiena, distende la fatica e la stanchezza, addirittura lavora con una formula che va a simulare l'azione della melatonina per la tua pelle, quindi ha un'azione proprio riposante e distensiva.
Allora, tu mi hai conosciuto, Chiara, ci siamo conosciuti appunto più o meno, appunto Un ormai anno fa. quasi un anno fa, quasi un anno fa, e ti ricordi che comunque io ho una pelle piuttosto oily e tra l'altro non è una pelle perfetta, nel senso che comunque io ho sofferto di esiti cicatriziali, ho dovuto lavorare molto nella mia vita per avere una bella pelle e ovviamente non avrò mai una pelle bellissima proprio perché comunque è una pelle che ha una serie di problematiche ed è il motivo per il quale anche forse ho scelto di fare questo lavoro e di creare la mia linea di make-up, ma è stato anche il modo per curarla al meglio, ok? E Assolutamente. io devo dirti, cioè, ti ricordi com'era la mia pelle? Io ho proprio una luminosità della pelle che chiunque mi dice, ma cioè, anche quando non sono truccata, hai una pelle bellissima. E quindi credimi, cioè non è perché devo fare pubblicità a Filorga, perché io lavoro anche con altri partner, altre cose, quindi se dovessi proprio non sarebbe dal mio profilo personale, ma lo farei come collaborazione da Sorrido partner. perché credo che Mira Wanderlust sia una tua amica. Mira è la mia amica che ti dico che è innamorata dei prodotti Filorga, che glieli ho fatti conoscere e poi dalla sua mamma si è fatta regalare di tutto. Bene, mi fa molto piacere, anche Poi ti devo perché. dire che un altro prodotto che io alterno a quello è questa Ah, qui. Time Filler Notte. Allora, quello è proprio il classico antirughe da notte che oltre a combinare l'azione sui quattro tipi di rughe per il viso, in più contrasta le rughe dal cuscino, chiamasi Pillow Wrinkles, e praticamente i gonfiori mattutini al risveglio. Sai che noi donne quando ci svegliamo siamo sempre un po'. Esatto. Ammazzapelle. Quindi ti lavora proprio sull'elasticità. Perfetta. E poi ti dico, ti racconto quella che è la mia daily routine, poi tu Certo. ci mostrerai altro. E poi ormai sta quasi per finire, quindi non vedo l'ora di riandarla ad acquistare quella da giorno perché è proprio eccezionale. E ti devo dire, proprio perché comunque all'inizio tu mi hai invitato a provarli, quindi vi dico, io fino all'anno scorso ovviamente Filorga lo conoscevo come prodotto, ma non avendo un'amica, una persona che proprio, e soprattutto la responsabile della formazione, ragazzi, di Filorga, che mi ha, ciao Fausto, Fausto è un altro collega, e quindi lo saluto con affetto, e ti dicevo, Ciao Fausto. nel momento in cui l'ho provato proprio sulla mia pelle, non solo ho trovato il beneficio, ma tu sai bene che la mia linea di make-up non si lega proprio con tutti i prodotti di skincare, proprio perché ha una particolarità. E la cosa più bella è il fatto che con questa crema è la base perfetta prima di truccarmi. Quindi adoro. Bene, mi fa molto piacere, Vale, anche perché, ripeto, avere dei feedback sicuramente da tutte le persone che utilizzano Filorga, che è anche la ragione per cui poi Filorga si è diffusa e ad oggi è abbastanza conosciuta, ma da professionisti del settore che utilizzano prodotti Filorga anche nei backstage delle sfilate. Noi siamo stati in partnership al Festival del Cinema di Venezia come sponsor a Sanremo. Per cui ci fa capire che comunque anche chi fa proprio questo mestiere trova delle giuste combinazioni, anche perché siamo molto bravi a fare lo skincare. Abbiamo un make-up molto essenziale dove manca il colore, c'è solo una base nude molto naturale, per cui su quello sono sicura che magari ci lavoreremo nei prossimi anni. Allora, che crema era? La crema è la Life Structure. Eccola qua, te la Allora, faccio vedere. quello è un Eccola. prodotto che va a lavorare sull'elasticità con azione ridensificante su viso, collo e décolleté, grazie ad una formula che si chiama Plasmatic Lifting Factors, cioè praticamente un plasma di derivazione vegetale, collagene e acido ialuronico, quindi proprio azione super Adesso signore sostegno. sapete, quindi quando mi chiedete ma come fai a 50 anni? Mi curo, mi curo.
Tra l'altro hai una pelle perfetta, sei super luminosa, cioè proprio super glow. Come cavolo fai? Cioè, a me non mi viene Allora, quella roba lì così facile. in realtà, vedi, Mira dice che sia la lift che la time filler l'ha regalato lei alla sua mamma, capito? Prima se l'è fatta comprare. Brava Mira, così si fa, così siamo tutte più belle. No, allora, diciamo che innanzitutto la prima cosa è che veramente io sono una attentissima a curare la pelle per il motivo che ti ho detto. Perché siccome è sempre stato un sogno per me avere una pelle bella, ovviamente nella mia vita, quando a 14-15 anni, che è il momento in cui tutte le ragazzine, no, aspirano ad essere bellissime, Certo. io ero una maschera di buboni. Quindi, cioè, per me è Lo stata so. Chi veramente soffre di pesante. acne, questa è una di quelle patologie che ha un'implicazione anche proprio morale, perché non ti senti a tuo agio quando vai in mezzo agli altri. Quindi so Psicologicamente per me è ti stato uno abbatte. shock. E in più ti aggiungo, Chiara, che chiaramente io, essendo catanese, mia madre e mio padre ci tenevano moltissimo, figlia unica, no? Mi dicevano, non te lo dico in dialetto, ma te lo dico in italiano, perché sennò tutti non capiscono. Dice, questa bella figlia smendata, nel senso, bella, ma con questo problema che non era qui che lo eliminavi, oppure, che ne so, alle spalle, come quando tu ti copri e comunque chi se ne frega. Ma il viso è il viso. E quindi per me è stata veramente una tragedia. E chiaramente negli anni, prima mi hanno fatto fare cure di antibiotici che mi hanno distrutto la flora batterica, cioè proprio ucciso, perché Sì, so comunque che la... le trafile sono lunghe. Esatto, viva la Calabria e viva la Sicilia, che sono le mie due regioni, visto che io sono calabro-sicula. Quindi, prima questo. Poi chiaramente ognuno diceva la sua, quindi andavi da uno specialista e ognuno diceva la sua, fino a quando, e purtroppo che Dio le voglia bene, quella che era all'epoca la direttrice della clinica universitaria di Catania, che non me la dimenticherò mai, anzi faccio il nome, la professoressa Panizza. Secondo me mi ha rovinato. Allora, devi sapere che negli anni, fine anni 80, non so se Sì. questa cosa ti viene in mente, utilizzavano, erano convinti che per curare l'acne, quella purulenta come la mia, cioè proprio, diciamolo purtroppo ragazzi, quello con cui ti viene fuori il bubone, che dentro c'è tutta quella roba giallina, no? Ok. Loro cosa dicevano? Dicevano che se tu chiaramente lo schiacciavi, infettava il resto della pelle e Sì. quindi bisognava lasciarli lì. Va bene. Però arrivava un punto in cui, Dove non ci riuscivi? no, arrivava un punto in cui anche se ridevi a maturazione, quelli uscivano purtroppo, perché sai bene che è una situazione veramente critica, perché sono proprio delle cisti profonde. E quindi lei Certo. cosa faceva? Lei utilizzava uno strumento che io non lo dimenticherò mai più nella mia vita, che non è che era doloroso, ma tutti i buchi che mi ha creato per ogni punto di acne che lei ha curato con l'ipodermo, che era un'ago incandescente, più o meno uno strumentino con un'ago incandescente così, io non dimenticherò mai quell'odore di sebo che bruciava. E quindi, vabbè, t'ho detto tutto. Va bene, T'ho detto tutto. mi Basta posso così. Ecco, immaginare il trauma. solo dirti quindi che io già a 15 anni dovevo Sei stata utilizzare. traumatizzata da questa roba qua. Quindi per me la pelle, cioè, proprio è un fattore fondamentale. Quindi per me a 50 anni adesso avere questa pelle è una conquista. Cioè io rinuncio a qualsiasi cosa, non mi interessa. Guarda. Diamanti, cose, a me non me ne frega niente, io proprio sono una proprio super freedom. Super easy. Sì, ma le creme no. Cioè, io devo avere il meglio nella mia vita e quindi Devi grazie. scegliere quella che fa per te proprio. Chiaro, chiaro. Però tu mi hai dato veramente dei suggerimenti con questa daily skin routine che io mi trovo benissimo. Ornella, come ho fatto?
Sono stati chiaramente tanti anni in cui ovviamente ho dovuto convivere con questo problema, fino a quando chiaramente con la maturità un pochino il problema si è risolto, perché chiaramente era anche un problema ormonale, quindi nel momento in cui ho avuto la mia prima figlia questa situazione si è un po' stabilizzata, ma stiamo parlando quindi che da 15 anni ho avuto mia figlia a 24 anni, ce n'è voluto, cioè ci sono voluti 10 anni. Dopodiché, a trovare la via giusta con questo trauma, credo che sia sempre, sia dipenda da un fattore di quanto credi in te stessa, di determinazione, e io sono una che non la viene a raccontare. Ecco, io sono una che non la viene a È la raccontare. ragione per cui ci capiamo. Ma io, Esatto. Vale, voglio diventare super glow come te. Quindi ho Allora, dei prodotti super glow e adesso voglio tutte le chicche per diventare super. Anche perché non mi puoi lasciare ancora così struccata a lungo, eh? no, hai ragione. Cioè, Allora, innanzitutto tu hai già messo la crema, giusto? Perché diciamo la io cosa mi sono giusta. messa solo il siero, ma adesso mi metto anche Brava. la Allora, mia bella incominci a base mettere la illuminante. crema. Incominci a mettere la crema intanto, che è una cosa importantissima. Quindi ricordatevi, donne, non ci si trucca con qualsiasi fondotinta, al di là che sia una BB cream, una CC cream, che sia un fondotinta vero e proprio. Non ci si trucca mai direttamente senza aver messo prima quantomeno la crema, quantomeno la crema. Poi, se siamo proprio brave che facciamo una daily skin routine quotidiana perfetta, si inizia chiaramente dalla pulizia. Al di là che voi utilizzate un unico prodotto di detersione o che utilizzate un bifasico, quindi latte e tonico. Si procede poi con un bel siero, dipendentemente se ne avete bisogno o no, quindi dipende chiaramente dalla vostra età. E poi si sceglie la giusta crema e per la pelle, e per il collo, e per il contorno occhi. Dico bene, Chiara? Guarda, non ho nulla da aggiungere, se non che io addirittura la detersione, quando proprio non sono una bestiolina che va a dormire, Guarda, c'è una quando domanda faccio per parte, te. C'è una domanda per te. il siero è la crema più adatta per una pelle mista, ho 39 anni. Allora, tendenzialmente tutte le texture matte vanno bene per la pelle mista. La scelta della crema, è ovviamente risponde a quello che è il tuo desiderio in termini di risultato sul viso. Per cui se vuoi lavorare su un prodotto, ad esempio come quello che ho messo io, luminosità e pelle perfetta, potrebbe essere Oxygen Glow, che ha una texture iridescente e lo puoi utilizzare anche proprio perché è super illuminante ed è un'ottima base make-up. Invece puoi scegliere un idratante o un antirughe, mista comunque tutto ciò che è matte, perché ha degli attivi che vanno a regolarizzare l'iperproduzione di sebo, che è alla base di una pelle tendenzialmente più lucida, che è anche la Bene, mia speriamo comunque. di esserti stata d'aiuto, Eleonora. Grande. Allora, dopo che tu hai messo Ciao la crema, Laura! benvenute, 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 benvenute nel nostro Ora, spazio. cosa si fa? Allora, la prima cosa, ovviamente, esattamente come hai creato delle zone che più o meno sono appunto il centro della fronte, poi i due cheekbone. Il nostro mento, incominciamo almeno quindi con i quattro punti, incominciamo ad applicare il fondotinta, sia che tu decida di applicarlo con i polpastrelli, sia che tu decida di applicarla con una sponge, sia che tu decida di applicarla con uno dei classici pennelli da fondotinta, quindi come questo, che può avere diverse forme, benissimo, Io anche quello. Perfetto, vado tu su Kabuki. utilizzi il Kabuki, va benissimo, nessun problema. Quindi applichiamo quindi una quantità adeguata di prodotto su tutto il viso, bravissima, così, molto bene. E quindi da qua verso l'esterno, qualunque sia il punto, quindi fronte verso le tempie, cheekbone verso le orecchie, mento verso le mandibole. E chiaramente non dimentichiamo di sfumare bene anche un Sennò pochino sul collo. come i giornalisti con le orecchie rosse, che hanno il fondotinta dappertutto, tranne che sulle orecchie. Che tra l'altro devo dirti, mentre tu fai bravissima la procedura di applicare
Per ultimo, chiaramente andremo a trattare tutta la zona ultima, che è quella centrale, quindi il nasino, e chiaramente completeremo quello che è il contorno occhi. E quindi non dimenticare, io quello che consiglio è anche un minimo prima dell'applicazione, brava, quello che rimane proprio sul pennello, che quindi non ne rimane tanto, completiamo la procedura anche sulla nostra palpebra. Palpebra. La palpebra. Palpebra. Mi è venuta fuori Direi che così. Bravissima, ci siamo. ci siamo. Ottimo. Ora, se tu per esempio vuoi un effetto, diciamo, luminoso come ho fatto io, che poi Sì. alla fine io ho messo solo un po' di matita nera, ok? Soltanto la definizione dell'eyebrow e il prodotto magico, chiaramente, nel mio caso, è i miei Becket Vore super illuminanti, in particolare il numero 3, il Crème Caramel. Allora, però, guarda, il mio ovviamente è già quasi arrivato, perché io ne faccio un uso No, spropositato. sono stata brava, io ce l'ho ancora. Allora, intanto per le donne che chiaramente, no, sono tue followers, che si sono unite alle mie e che non conoscono, potete avere più informazioni sui miei prodotti Vore Makeup, perché esiste sul canale Instagram anche un canale atto proprio solo al prodotto, che è appunto Vore Makeup, e lo trovate anche dalla Se c'è un po' bio. più di luce, Vai, vedi un po'. cerco di avvicinare un po' la luce perché sennò ecco. Ok. Adesso ce l'hai Così. solo da una parte. Tu sai bene che sarebbe importante averla frontale, perché sennò ti si creano delle ombre. Va bene. Vabbè, diciamo che lavoriamo magari sulla metà viso un po' più luminosa, in maniera tale da fare vedere l'effetto glow che viene fuori, ok? Quindi tutti i miei prodotti li trovate sul mio e-commerce dal sito www.vormakeup.com, ok? Qual è la particolarità dei miei prodotti? Qualunque prodotto voi andiate ad acquistare nella mia linea, intanto è completamente free da parabeni e da siliconi. E questo lo mettiamo lì perché è già una cosa importante. Secondo poi, hanno una pigmentazione del 60%, esattamente 57,9%. Dovete tenere in considerazione che anche i prodotti professionali che normalmente trovate all'incirca si aggirano sul 30%, e che invece i prodotti da profumeria, anche se parliamo di alta profumeria, viaggiano con una percentuale, quindi non farò nomi ovviamente, ma avete capito magari a quali prodotti mi posso riferire, viaggiamo tra il 12 e massimo il 15% di pigmentazione. Quindi abbiamo queste categorie. Quindi capite che il 60% è tantissimo. E bisogna quindi prenderci un pochino la mano all'inizio, perché sennò il rischio è che ne metti troppo. Quindi questo prodotto va trattato proprio con le pinze. Al di là di questo, è un prodotto che si utilizza sia in versione wet che in versione dry. E adesso diamo una prova per farvi capire la differenza. Allora, avete visto? Adesso vi sto facendo vedere il Crème Caramel, il numero 3 da asciutto, ok? Io adesso farò un semplice gesto per farvi vedere la quantità di luce che lui rilascia, ok? E questo ve lo sto facendo vedere da asciutto. Così, ok? Chiaramente questo è un prodotto che normalmente va messo partendo dalla glabella verso su per creare quello che vedete quando uno si muove, che è questa zona centrale dove c'è la luce. Ovviamente, signore, in questo momento io quello che vi sto indicando non tiene conto delle forme del viso, per quello ci vorrebbe chiaramente una No, puntata per aggiuntiva. quello è la scuola di make-up che devo ancora fare con te, quindi ci vuole tempo. Esatto, però siccome appunto forse ancora il periodo di quarantena sarà lungo, noi ci possiamo sicuramente, Chiara, rivedere e magari fare qualche Certo, lesson particolare. Ma anche perché io ho questo correttore qui. brava, brava. Che è bravissima. Allora, chiaramente quello vale la stessa regola, una super pigmentazione. Quindi, quando andiamo a prendere, per esempio, io in questo momento ho lo Special Yellow, a te avevo dato l'Orange, ma questo è lo Special Sì. Yellow, ok? Allora, con il prodotto VOR, cosa dovete fare?
nel momento in cui è vostro, potete prelevare direttamente il prodotto dal contenitore, è chiaro. Oppure potete con un bel pennellino, che anche io adesso mi accingo a prendere tra i miei pennelli, uno proprio da correzione, che quindi sono simili a quelli da fondotinta, ma un po' più piccoli. Per cui cosa facciamo? Preleviamo con il pennello una piccolissima quantità e facciamo dei piccoli ponfetti come al solito, così. Brava. Ora, siccome il prodotto al 60% è un prodotto molto ricco, con il calore delle tue mani e dei polpastrelli, è ancora meglio. Quindi non facciamo altro che fare, chiaramente, ricordatevi che questa zona del contorno occhi è molto delicata, quindi trattatela con l'adeguata tenerezza che ci vuole, non è uno straccio. Tra l'altro mi sto truccando su Instagram praticamente. Che bello! Io e la mia amica Chiara. E poi, ecco qua. Quindi ricordatevi, ragazze, ripeto, se lo fate con prodotti che non sono VOR, la quantità non ve lo posso dire. Però se voleste provare i miei prodotti, ricordatevi che la quantità che vi sto facendo vedere è proprio la quantità massima da utilizzare. Perché diversamente sarebbe too much. Brava. Con quello stesso prodotto, Chiara, puoi fare anche un'altra cosa. Guarda. Ah, brava. Praticamente adesso sto svelando tutti i trucchi del mestiere per quando voglio farmi figa nel weekend. E va bene, Quando dai, di usciremo, ovviamente. coronavirus e di Pasquetta siamo tutti più buone. Ecco qua. Ciao Annalisa, ciao amore, tanti auguri. Poi Top. guarda cosa ti faccio vedere. Allora, non tutti, per esempio, abbiamo le stesse labbra, no? E quindi Certo. chi ce l'ha più sottili, chi ce l'ha più carnose e c'è anche chi a volte la nasogeniena è parecchio segnata e la nasogeniena alle volte coincide con una piccola rughetta che si forma proprio all'angolo delle labbra. E Ce noi a noi. E allora noi cosa possiamo fare? Guarda. Tagliamo di qua e di qua e poi con il prodotto che rimane sul pennello passiamo anche un po' sulla nasogeniena, perché ricordatevi che questa, quindi tutte le zone di depressione hanno bisogno di essere illuminate. Bene, bravissimi. Allora, intanto già favola. Favola. Brava. Oh, prima di passare all'effetto chiaramente Glow. glow, noi dobbiamo andare a fare un altro passaggio, che è ricreare il Lo contouring. sculpting, esatto, ricreare la tridimensionalità del viso. Esattamente. Quindi io, per esempio, almeno in questo, cioè l'acne sì, però almeno lo zigomo da buona del sud, bello alto, ce l'abbiamo io e te, ok? Almeno quello, ok? Pure Quindi, troppo per i miei gusti, il mio. no, va bene, perché adesso ti do la dritta di come creare questo Sì. e così questo ti rimarrà chiaramente molto, molto figo, diventerà fighissimo. Allora, in quel caso io per esempio utilizzo uno dei miei prodotti che fa parte sempre dei miei correttori neutralizzatori, che è la serie dei Natural Shade. Esiste in particolare questo colore, lo vedete, che ormai è quasi finito, che è il No, quello Natural non Shade. ce l'ho. Ecco, ma te lo manderò, Top. te lo farò provare. È il Natural Shade 3. La particolarità è che il Natural Shade 3, rispetto agli altri marroni freddi che si utilizzano di solito per la fotografia, è un marrone caldo. E quindi sia che tu sia un po' più lunare, sia che tu sia un po' più solare come tipo di pelle, quindi mi riferisco a
rosata, dorata, olivastra, quindi dipendentemente anche dalla chiarezza e dalla scurezza del colore della pelle. Questo prodotto è meraviglioso. Quindi, questo come lo dovresti utilizzare? Hai qualcosa di simile, di brown da poter utilizzare? Allora, così d'amblè a portata di mano, no, ho una classica terra. Ok, allora invece che farlo con il prodotto l'abbiamo spiegato, ma chiaramente il suggerimento vale lo stesso e lo possiamo fare anche a polvere. Quindi lo facciamo con una terra, in maniera tale da dare ai nostri amici l'indicazione semplicemente di dove lo devono posizionare. Aspetta che sto cercando la mia tavolozza dei blush, eccola qua. Bene. E qua che si usa, cara? Allora, capiamo anche la differenza di questi pennelli. Allora, ti faccio vedere anch'io, guarda, 1, 2 e 3, ok? Allora, questi sono due tipi di pennelli, uno un po' più pieno, uno un po' più sottile, comunque tagliati a livello Sì. obliquo, ok? Così. Questi in particolare ti aiutano quando tu parti dal punto dell'inizio qui, delle orecchie a scendere giù, a individuare qual è la tua diagonale per creare il contouring. Top. Chi non ce l'ha, come nel mio caso, no, che si vede anche ad occhio nudo, basterà semplicemente che faccia questo. No, è che a me non si vede. Prova a fare questo, guarda, guarda me. Brava. Allora, da qui, da dove ti si forma la fossetta, devi Sì. prendere proprio quella diagonale che arriva all'attaccatura del... Brava, Questa è qua. E proprio quello. Brava, è vado a dare proprio di lì. terra. Sì, e puoi andare lì direttamente di terra, come farò adesso anche io, così lo facciamo vedere. Così. Quindi fate prima una riga e poi ricordate di sfumare un pochino così, mi raccomando, verso l'alto, non verso il basso. Al limite, Chiara, ma tu per esempio hai già comunque un viso con una forma ovale, no? Perché lo vedi che hai un'attaccatura bella morbida, ma chi per esempio ha una fronte molto spaziosa, tipo un viso anche leggermente con una forma a tendenza quadrata, ok? Quello che potrà fare sia con il prodotto in crema sia con il prodotto in polvere è quello di riscaldare e quindi scurire anche un Provo a pochino, farlo anch'io, va. brava, questi laterali qui in maniera tale da simulare proprio un ovale perfetto stile Gioconda. Quindi ricordatevi, qui c'è l'osso, voi dovete lavorare chiaramente esattamente nel punto immediatamente sotto l'osso, ma non dovete arrivare troppo qui, né troppo qui. Quindi mi raccomando, l'effetto bombin è un'altra roba. Noi adesso stiamo parlando di contouring. Brava Chiara. Guarda, già io, come lo vedo io, secondo me lo vedranno. Ecco, rimani così perché secondo me lo vedranno anche da casa, esattamente sì, da casa, ciao, dalla diretta. lo vedranno perché si vede proprio perfettamente che tramite la luce adesso hai un'ombra più scura che separa la parte di sotto, così come separa chiaramente e lascia più chiara la zona proprio perioculare nella parte bassa. Ok? Ottimo. Top. Allora, altro consiglio per me è fondamentale quando mi trucco, anche quando faccio una cosa così che lavora molto sulla pelle, ma non tanto su ombretti, colori e quant'altro, le sopracciglia. Allora, io vedi, ho un piccolo pennello per le sopracciglia comprato in America, una cosina Sì. proprio. Ho notato.
Allora, è fondamentale prima pettinarle e quindi dategli una direzione. Così. Ok? Brava. Allora, Chiara, le tue sopracciglia, avvicinati un pochino, fammi vedere. Allora, le tue sopracciglia in questo momento, visto che comunque siamo speculari, quindi io vedo il tuo viso ovviamente riflesso, no? Per cui immagino che toccati un attimo il viso, fammi tocca una prima sopracciglia. Questa è la destra o la sinistra? Ok, Destra, mano destra. allora la tua sopracciglia destra è leggermente nel punto dell'altezza più alta rispetto alla sinistra. E in Sì, più è più, guarda. ok? E in più è leggermente più geometrica, significa che questa scende un po' morbida la sinistra, questa la destra invece scende proprio più geometrica. Gli mancano i peletti a loro, sono un po' Esatto. diradate. Però noi possiamo risolverlo, lo possiamo risolvere ovviamente, dipendentemente da cosa preferiamo. O con un ombretto chiaramente che abbia una consistenza che non faccia fallout, e per fallout intendiamo che quindi chiaramente non cada quando lo mettiamo in questa zona, perché sennò andremo a rovinare tutto quello che è il lavoro che abbiamo fatto di illuminare la zona sottostante gli occhi, ok? Io poi nel particolare ho una matita specifica per le sopracciglia meravigliosa, che è proprio l'Eyebrows Professional, che è la numero 8 Divor, che ha un colore di un bel marrone freddo. La sto temperando e ho con qualsiasi matita VOR abbiamo l'opportunità di utilizzarla in due maniere. Perfetto. Ovviamente non lo fate con qualsiasi matita, perché parliamo sempre che deve essere una matita con minimo, cioè minimo, con una percentuale di pigmentazione molto alta. Io la posso utilizzare o pura, cioè per pura intendo così, da asciutta. Quindi cosa farò? È Farò quello che farò io. Brava, farò una riga centrale, ok? Quindi non mi andare completamente al bordo su. Fai una riga Sì. proprio in mezzo, in maniera tale che poi la possiamo sfumare. Parti dal punto A e recati verso il punto H, e poi dal punto H, che è l'altezza, scendiamo al punto B. Ricordatevi che più o meno, in linea generale, il punto A e B dovrebbe, a livello immaginario, se ci fosse una proiezione, quindi potendo fare proprio delle righine e proiettarle, dovrebbe cadere alla stessa maniera, così, vedete? A e B. Cioè non deve essere né più bassa né più alta, perché lì sono dei casi particolari. Brava, bravissima. Ora ti suggerisco, visto che la tua parte, vedi, iniziale è più Sì. piena, e poi dopo qui invece è come se ci Si fosse un buco, assottiglia. no? Si assottiglia. Allora fammi per favore questo lavoro. Prendi l'altra mano, ti metti in questa posizione e me la sfumi riempiendo, perché io ce l'ho piena, ma mi riempi un pochino fino ad arrivare al punto H, evitando che ci sia questo scollamento tra la parte piena e la parte invece un po' più svuotata, e la riempiamo un po'. Bene. Adesso mi prendi un pennello, che può essere anche un pennello simile a questo, quindi Sì. ok, e incominciamo alla stessa maniera a sfumarlo in una direzione che sia simulando un po' l'effetto dei peletti, quando invece dal punto H andiamo a definire HB. Può essere Sì. anche più definita, vedi? Può essere anche così, un po' più piena. Non esagerare nella discesa. Allora, regolati così, guardami. Guarda, fai così per capire il punto esatto. Bravissima, brava, perché poi che ti vedo con la parte in ombra e la parte in No, luce. una parte illumina, facciamo una. Facciamo questa. Ok, quello è il tuo punto massimo. Bene così. Pettinala, perfetto, ottimo.
Allora, facciamo vedere la differenza tra l'una e l'altra. Vedi quanto è quest'altra era proprio svuotata nella parte finale. Invece l'altra adesso viene regolata dal fatto che ha una inclinazione che permette anche di avere questo. Cioè, l'effetto deve essere come tensore. Le sopracciglia sono l'unico elemento sul nostro viso che ci permettono di cambiare completamente quella che sono gli elementi del viso Peccato interno che al 20 anni corpo. fa ce le avevamo tutte piccoline così. Esattamente, esattamente. Ora, io per esempio ti consiglio con un colore sempre simile a quello che hai applicato. Eccoci, perché come al solito Instagram, dopo un'ora esatta, il tempo con Chiara è volato, ci butta completamente fuori. Quindi eccola Chiara. Io neanche me ne ero accorta, ero talmente concentrata a seguire il discorso del make-up che non mi sono proprio accorta che già si erano fatte le 7. Quindi adesso aspetto che si ripopola un po' e tacchete che ti ridò di nuovo la diretta. Eccoci, ciao Manuel, ciao Ada. Eccoci. Eh sì, perché dopo un'ora Instagram ci butta fuori e quindi non me ne ero accorta. Stavo Benissimo. cercando dei marroni. Brava, perfetto. Allora, brava, con dei marroni hai due possibilità adesso, diciamo, per ottimizzare al meglio anche la stesura degli ombretti, dipendentemente dall'effetto che vuoi. Allora, possiamo utilizzare o un classico pennello a lingua di gatto. Non mi piacciono molto, ma ce l'ho. Brava, e infatti, oppure possiamo utilizzare un blender come questo, che invece è fichissimo se si vuole avere un effetto proprio come il mio. Quindi cosa facciamo? Utilizziamo questo e facciamo vedere questo, Chiara. Prendiamo dei colori appunto simili a quelli della terra. Ce li ho. Brava. Preleviamo un po' e partiamo non tanto dalla palpebra mobile, Chiara, ma Sì. partiamo da quella che viene definita cut crease, che sarebbe questa parte intermedia, quindi qui. Quindi anche qua ti consiglio, prima più o meno applica un po' di prodotto, così. Ok? Dopodiché incominciamo a fare dei giri in girelli senza mai scendere troppo giù, mi raccomando. Bello, per andare sul balcone stasera è perfetto. Dai, che poi ci facciamo l'aperitivo, tu dal tuo e io dal mio. Vai. Così, benissimo. Fammi vedere. Bene, se tu vuoi ancora di più intensificare la cut crease, ricordati che la parte più scura, brava, esattamente lì, è quella che diventa il punto di massima Sì. intensità, che significa anche dove andiamo a mettere più colore, proprio per sottolineare la parte in cui riusciamo a creare l'incavo. Ma domanda, Vai. il colore più scuro va sfumato anche a questa altezza qui o deve rimanere sempre in questo incavo? Allora, la parte più scura deve rimanere sempre in questo incavo. Nell'incavo. Sì. Bravissima. Ok. Ok, adesso con un colore o di un tono o di mezzo tono più chiaro di quello che hai usato, invece, ciao Valeria, benvenuta. Cosa facciamo? Andiamo a posizionarlo sulla palpebra mobile. Così. In maniera tale che avremo la zona più chiara e la zona più scura.
Brava Chiara, perfetto. Io nel frattempo saluto un po' di amici, di amiche che ci stanno di nuovo. Si sono benissimo. Ora, quello che ti consiglio, metti un po' di mascara, perché appena una donna mette il mascara è immediatamente wow, perché le ciglia sono fondamentali. Io non lo rimetterò perché l'ho già messo, se no One rischio di moment. esagerare. Non ho tutta a portata di mano. Ti aspettiamo, Chiara. Brava. Allora, come si applica il mascara? Anche qua, intanto saluto Laura. Ciao ragazze, benvenute, ben arrivate. Allora, come si applica? Anche qui dipende molto dal tipo di ciglia che hai. Esistono più tipi di ciglia. Ci sono quelle che sono naturalmente arcuate. Questo è un segreto che dicono in pochi, è quello che sto per svelare. Ci sono quelle che sono naturalmente arcuate, ci sono quelle che io definisco a tettoia, cioè che le vedi proprio che sparano così, boom, dritte, e che quindi a voglia col pennello stai ore e ore e ore e rimangono sempre dritte. Allora, in quel caso, se avete delle ciglia dritte, l'accessorio fondamentale prima di mettere il mascara sarà il piegaciglia. Ricordatevelo. O se proprio siete terrorizzate dall'uso del piegaciglia, avete paura nonostante il gommino che vi potete fare male, che vi potete schiacciare la pelle, perché ci vuole comunque un minimo di dimestichezza. Ricordatevi che ormai esistono la laminazione, esistono tanti strumenti per poter migliorare la qualità delle ciglia. Ma in ogni caso, il mascara, se le ciglia sono naturalmente molto arcuate, lo applichiamo da sotto, quindi cioè da qua verso l'alto, esattamente in questa maniera come sta facendo Chiara. Invece ricordatevi che se già sono molto già ricce arcuate, ok? Non dovete girarle troppo, perché sennò il rischio è che si rigirino e diventino eccessivamente fake, troppo finte. Mi sporco sempre qua sopra, perché Ok. Allora fai così, quando lo applichi terrai un pochino ferma la palpebra, guarda verso il basso, cioè non devi fare questo, devi fare questo in maniera tale che lo scovolino del mascara non vada sulla palpebra superiore, ma va verso l'esterno, quindi devi fare questo. Come va? Meglio? meglio. Bene. Ciao, benvenuti. Ottimo. Vedi già col mascara è super wow, immediatamente super wow l'occhio. Beh, ma tu lo sai che io ho le ciglia da cerbiatto. Yesa. Yesa. Adesso Domattina illuminiamoci. e adesso ci illuminiamo che è la parte finale, quindi prendiamo il prodotto magico che ci dà l'effetto glow, quindi in questo caso per le persone che si stanno collegando, sia io che Chiara, stiamo utilizzando uno dei miei prodotti. Grazie Germana, uno dei miei prodotti che sono appunto i miei ombretti Becked. E in questo caso invece di essere colorati sono solo degli highlight e li possiamo utilizzare o così o da bagnato. Intanto per fare l'effetto qui e l'effetto qui lo utilizziamo da asciutto. Quindi ditino Sì. e andiamo sotto le sopracciglia così e creiamo questa piccola C. Girati, fammi vedere quanta luce fa. Ok, e chiaramente dipende sempre perché sapete gli effetti degli highlight dipende dalla luce che hai in presenza. In questo Ah, no, io momento sono praticamente al buio adesso, quindi. chiare al buio, però puoi fare una cosa, hai accanto a te un po' un goccino di acqua? Bene. Sì, ce Allora, sempre col finger ditino proprio oppure pennello se vuoi, così facciamo vedere una cosa un po' più professionale. quindi bagno il Bagniamo. pennello? Sì. Ok, per cui ripeto, io sono anche molto spicciola nei consigli quelli da casa perché poi lo so
che noi donne abbiamo 2 milioni di cose da fare, quindi l'importante è anche il risultato. Quindi bagnate leggermente la punta di un pennello. Vedete, proprio lo bagnate un pochino. Riprendete. Ciao Paola, benvenuta. Riprendete di nuovo il baked, che a questo punto diventa una cremina. E adesso, attenzione, vai Chiara, rimettilo. Adesso l'effetto sarà doppio, perché con 60% di pigmentazione immediatamente il colore diventa puff. E infatti eccolo lì. Adesso lo noto di più. Adesso lo noto di più. Ve lo faccio vedere anche sulla mia mano. Anch'io ho fatto, prelevato con il pennello, l'ho bagnato. Vi faccio vedere. Guardate cosa succede sulla mia mano quando questo prodotto è bagnato. Vedete? Ma secondo me abbiamo un colore diverso comunque. No, no, è sempre lo stesso. Solo che io ho una pelle più olivastra della tua, quindi su di me fa più contrasto. Io sono lunare, quindi. Tu non solo sei lunare, ma sei chiara, amore mio, mentre io sono olivastra, Di sono nome di scura. fatto proprio. Mamma Rossana, Rossana o Rosanna? Rosanna. Mamma Rosanna ti ha fatto proprio chiara, di nome e di fatto, amore mio. Sì. Però si Senti. vede. Ok, prova anche, guarda. Fai dei piccoli ponfetti proprio qui, vedi? Brava, e adesso fai così. Lo vedete? Vi deve venire fuori una C dove questo è chiaramente, dipendentemente dallo spazio che avete, un po' più ampio e qui un po' più delicato, perché sennò poi quando uscite per strada mi diventate qualcosa di inguardabile. Quindi occhio all'effetto glow. Fate sempre delle prove. Brava Chiara, così. Perfetto. Ottimo. Alla stessa maniera, sempre col dito, fai adesso anche qui, proprio sopra l'arco di Cupido, prima di mettere il rossettino e lucida labbra, perché diventa molto bello anche qui, vedi? E se volete anche qui. Per finire, riprendiamo di nuovo. Tac. E tac, quindi Questa mi mancava. nei due punti dove non abbiamo messo il blush, ma proprio una puntina, in maniera tale che quindi avremo, ripetiamo, il correttore, l'effetto glow qui, l'effetto glow qui, lo Qui. scalp qui, e Qui. quando ci muoviamo creeremo questo effetto di luce. Mi sento proprio yeah, adesso voglio uscire per fare aperitivo. Come si fa? Non possiamo violare la quarantena, uffa. Miseria, guarda! Ciao Anna, un'altra collega che stimo tantissimo. Ciao Anna, amore mio. Guarda cos'ho ancora di tuo qua. La matita. Qual Yessa! è, delle labbra? Certo, è la tua Lip Pencil 05. Madonna, è bellissima la 05. Allora aspetta che la prendo anche io. Aspetta, fammela trovare nel mio cestino delle matite, la 5. Eccola qua, l'ho trovata, l'ho Io già trovata. ti dico che mia madre già so cosa sta pensando. Non vedo l'ora di andarla a trovare, così le rubo adesso che so come funziona. Mamma Rosanna, non ti preoccupare, qualsiasi cosa tu desideri, chiedi la Chiara che poi ci mettiamo d'accordo. Allora, dunque, facciamo chiaramente la punta, perché ricordatevi che anche se le matite sono le vostre personali, è sempre bene, se è un po' di tempo che non l'avete utilizzata, di fare la punta. Allora, con questo cosa faremo chiaramente? Prima facciamo il contorno, ok? Mia madre ti ringrazia. Grazie a te. Se tu non l'avessi Anche fatta le mie apposta, io poi non zie. conoscevo Chiara. E quindi. Poi tu sai bene che con le mie matite, una volta che hai finito di fare il contouring,
con i prodotti VOR si può fare una cosa magica, te la ricordi? Con le matite Le VOR. puoi riscaldare con l'accendino. Esatto, però ricordatevi, donne, non lo fate con le altre matite, devono essere delle matite che abbiano una pigmentazione al 60% come la mia e devono essere in legno, non ci deve essere plastica, se no vi mettete la plastica qui. Questo è 100% legno non trattato, completamente italiano e green. Quindi riscaldiamo al volo così, bla bla. Beh, io non ho l'accendino, faccio Non ti finta di averlo preoccupare, lo faccio fatto. vedere io. Vedete, faccio un po' di ponfetti, mi diventa come un rossetto long lasting. E con questo, senza bisogno dell'alcol, ho un rossetto bellissimo che so che non mi rovina la mucosa. Eccoci. Dopodiché, se vogliamo, siccome nel frattempo si sarà raffreddata perché è proprio un attimo, possiamo completare il contouring, diciamo, anche delle labbra. Il contorno, scusate, il contouring. Là. Grazie, grazie Laura. Penso che sia Laura. Cos'è? E alla fine c'è un punto luce centrale. Questo è il Brava. Nutri-Filler Lips di Filorga, non te l'ho ancora fatto provare? Madonna, non vedo l'ora io. No, non ce l'ho. Fammelo vedere un po'. Allora, è un balsamo labbra rimpolpante con un booster di collagene. In più va ad intensificare il colore naturale delle labbra. Io lo uso soprattutto al centro. Perché dà quell'effetto un Aiuto. po'. Sì, Bellissimo. Chiara, c'è una domanda per te, credo. in che senso Chiara dove si trova? A casa sua? Mari, che Anche domanda mi fai? infatti non mi era chiaro. A casa mia, guarda, col mio piumino a pois. Allora, dove si compra? Allora, Dove si compra? i miei prodotti li potete trovare sul sito www.vormakeup.com. I miei prodotti sono venduti online. Se vi dimenticate, ricordatevi che dal mio profilo in alto nella bio vi collegate anche al mio profilo Vormakeup. E da lì ovviamente non potete dimenticare. Bella, Chiara! Mi fai una cosa, Chiara, adesso alla fine, solo nella metà, perché lo sai che io oltre ad essere una Sì. make-up artist sono un consulente d'immagine, quindi le cose per me devono essere fatte in una certa maniera. Solo sul metà viso che adesso abbiamo lavorato. Mi togli per favore i capelli da dietro l'orecchio? No, no, ah, brava. Adesso muovimi un pochino per favore solo qua, brava. Così, alzami solo un pochino qui l'attaccatura, brava. Brava, adesso riporto un po' di. Che figa! Mamma Rosanna è una figa, sta figlia? Sì, bella! Allora, hai imparato l'effetto glowy? Mi sento molto figa adesso. Amica, allora ti aspetto fra 10 minuti per telefonata sul terrazzo con Prosecchino. Infatti sto giusto andando a fare lo spritz. Ciao Brava! Sara! Brava, allora noi diamo, io do appuntamento ai miei follower per l'appuntamento di domani, ore 18, che sarà una puntata internazionale. Domani Italia, Russia, Armenia e Grecia insieme. Non vi dico altro, chi vuole ci segua. Baci e a domani. Grazie, Chiara. Invece, noi Vale ci vediamo, sai dove? Sul terrazzo e Esattamente. sulla pagina che abbiamo in comune che seguiamo. Esatto. Ciao a Ciao a tutti. Grazie tutti, grazie Vale. a te, amore. Ci Grande. torneremo ad abbracciarci. Assolutamente sì. Tanto te ne Grazie mando uno enorme così. Ciao. Ciao.
Ciao amici, grazie per avermi seguito, grazie delle vostre splendide parole, grazie veramente, grazie per il seguimento. Ricordatevi, questo appuntamento è un appuntamento di condivisione dal lunedì al sabato a partire dalle ore 18, ogni giorno un ospite nuovo per parlare di cose interessanti insieme a tutta la comunità di noi donne bellissime. Mi raccomando, give love first, a domani.